fratelli e sorelle, che siete affaticati e stanchi, che siete oppressi, che vi lamentate perché le vostre cose non vanno bene, perché la vostra salute è sempre compromessa. Parla voi che vi sentite tormentati dal maligno nell'anima e nel corpo. Guardiamo ai piedi di Gesù, guardiamo alle sue piaghe, alla piaga del piede destro, alla piaga del piede sinistro. Entriamo per questi fori. Egli percorse tutta la Palestina e adesso sul legno della croce i suoi piedi sono bloccati, ma egli cammina. Cammina ancora per il mondo, cammina in mezzo a noi. Gesù si è fermato questa sera qui, nel suo cammino. Guardiamo i suoi piedi, buttiamoci ai suoi piedi, come Maria Maddalena, da cui Gesù aveva cacciato 7 demoni. Buttiamoci ai piedi di Gesù, piangiamo su quelle piaghe, e asciughiamo con i capelli i piedi di Gesù, e il nostro cuore sarà leggero, i nostri peccati ce li sentiremo rimessi, sentiremo la gioia perché scaturirà nel nostro cuore l'amore, sentiremo la misericordia infinita del Padre che, vedendoci ai piedi del suo figlio, ci dice: sorgi e cammina adesso tu nella via che il mio figlio vi ha tracciato. Siete liberi dalle vostre oppressioni, il nemico non impedirà più il vostro cammino. Sostate ai piedi del mio figlio, versate lacrime sui suoi piedi, asciugate con la vostra camigliatura, cioè con tutto ciò che è superfluo, se in voi i piedi del mio figlio, e sarete consolati. Avete la pace per le vostre anime, avete la guarigione, la liberazione da tutte le oppressioni che il nemico ha operato su di voi. Sì, oh Gesù, noi baciamo in questo momento le piaghe dei tuoi piedi, ci prostriamo col cuore di Maddalena ai tuoi piedi, col cuore di tutti quelli che si mostrarono ai tuoi piedi. Baciamo i tuoi piedi, Signore Gesù, e ti diciamo: Signore mio e Dio mio, liberami. Signore mio e Dio mio, guariscimi. Signore mio e Dio mio, che hai camminato per raggiungermi, eccomi qua ai tuoi piedi, salvami. Sono tuo figlio, sono tua figlia, salvami, oh Gesù.